Inaugurazione del Museo del Mare e dell'annessa Biblioteca Multimediale del Mare alla Torre di Cerrano nel comune di Pineto. Un progetto presentato dal Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. L'evento ha concluso una 2 giorni dedicata all'accoglienza e all'inclusione nella relazione con l'ambiente naturale, caratterizzata da seminari, incontri pubblici ed escursioni in natura. Inaugurata per l'occasione anche la rampa di accesso e presentato Oculus per i tour virtuali del Museo del Mare. Il Museo del Mare è strutturato pensando proprio al museo come una colonna d'acqua, quindi chi entra al piano terra della torre è come se entrasse nell'antico porto di Atri, e da lì piano piano nelle strati sedimentari del mare arrivasse alla superficie del mare, proprio nel fondale del mare. E sul fondale del mare ci sono i molluschi, quindi c'è tutta la collezione di conchiglie, 365 specie di molluschi. Conoscere l'ambiente, la natura che ci circonda, il mondo che ci circonda, in questo caso il mare e tutto quello che è la vegetazione e tutto quello che è la vita intorno al mare, ci aiuta a proteggerlo, perché conoscere è anche proteggere, evitare quindi non lasciare nulla ai nostri figli domani, ma conservarlo nel loro stato naturale, nella loro forma iniziale. Per questo è stato creato il Museo del Mare e la Biblioteca del Mare, l'Istituto Zooprofilattico in collaborazione con l'area marina protetta, perché non si finisce mai di imparare e di conoscere. Ci sono diversi livelli di conoscenza, da quelli più piccoli, quindi dai bambini, fino all'esperto, allo scienziato, che può utilizzare tutte le conoscenze scientifiche a cui è collegato il bacino dell'Istituto Zooprofilattico, e quindi una grande esperienza ma anche una grande importanza per il nostro territorio. Trattare il tema dell'accessibilità fa onore, diciamo, a queste due entità che oggi hanno organizzato questo convegno, soprattutto per un territorio che pian piano si sta caratterizzando sempre di più per un turismo sostenibile. Il turismo sostenibile passa dall'attenzione per l'ambiente, passa per la qualità della vita, passa per la mobilità sostenibile, quindi è un territorio che ogni anno aggiunge, a cui viene aggiunto ogni anno un nuovo pezzo di pista ciclabile, ma passa sicuramente alla possibilità per tutti, davvero tutti, di fruire di queste bellezze.